La violenza è una mancanza di vocabolario, dice Gilles Vigneault. E l'associazione Mai più violenza infinita si sta battendo in mille modi progettuali, con eventi di sensibilizzazione, con iniziative anche nelle varie regioni italiane per creare una rete fondamentale contro le violenze. Sì, diciamo che noi ci occupiamo prevalentemente di prevenzione, nel senso che siamo l'altra faccia della medaglia, cioè ci sono tantissime associazioni che hanno grossi meriti, che si occupano fattivamente della problematica, mentre il nostro obiettivo primario è quello appunto della prevenzione, di cercare di fare in modo che non accadano più situazioni del genere riguardo lo stalking e al femminicidio. Siamo qui oggi in Sala Campidoglio proprio per presentare la nostra ricerca, che è durata circa 2 anni, abbiamo visitato 9 regioni italiane e abbiamo una comparazione con l'ambasciata francese. L'obiettivo di questa ricerca è intanto è dedicato al primo biennio delle scuole superiori, quindi abbiamo un target di adolescenti tra i 14 e i 15 anni e l'obiettivo era studiare quelli che sono gli stereotipi legati alla costellazione appunto adolescenziale, per capire quali sono ancora i pregiudizi legati alla figura femminile che dobbiamo cercare di eliminare, e questo lo possiamo fare solo attraverso la scuola e la famiglia. In questi 2 anni che cambiamenti ha avuto modo di vedere sia come criminologa che come rappresentante di associazioni in questo percorso? Allora, diciamo che i dati ISTAT sono abbastanza positivi. Quello che però non è cambiato, ed è per questo che siamo qui oggi e per questo che abbiamo poi portato avanti questo studio, è che noi abbiamo notato che a distanza di un bel po' di anni, insomma sono 7-8 anni circa, che insomma c'è un vantaggio pubblicitario sul fenomeno, se ne parla tantissimo, si fanno dibattiti, incontri eccetera, però dai questionari che noi abbiamo somministrato nelle scuole permane lo stereotipo legato a tutta una serie di finestre per quanto riguarda per esempio idee distorte verso le professioni, le scelte professionali, idee distorte verso la relazione d'amore che è apparentemente sana, invece cela pregiudizi riguardo alla gelosia e alla possessività. Ci sono pregiudizi ancora rispetto a dei cliché classici. Permangono ancora delle situazioni, anche se c'è un elemento positivo, e voglio sottolinearlo, è arrivata la Presidente Pugliese, che è quello del coraggio, insomma i ragazzi oggi sono fortemente impegnati a tirare fuori il coraggio per combattere. La lascio ai lavori precongressuali, ci